ultimi prodotti della scuola di Nick Bollettieri, sul quale i tecnici americani fanno un grande affidamento. L'Handel 15-40, un momento favorevole al giovane Sampras, che ora cerca l'attacco, ma l'Handel lo batte con un passante lungo linea. Un Lender che ha avuto qualche distrazione in avvio, infatti ha già concesso 4 palle break in appena 2 turni di battuta. Grande scambio, pubblica tutto per Pete. Il giovane Sampras sta giocando la pari contro sua maestà Lendl. Pete Sampras, numero 42 della classifica mondiale. Per favore, non usate il flash durante i punti. Terza grazie. Opportunità. Si è un po' liberato dall'emozione iniziale, anche perché aiutato da questo incidente di percorso di Lendl. Sampras sta liberando un tennis davvero molto bello. Ma annulla Lendl, parità. Parità, Gius. Taglia il campo magnificamente. E questo è Pete Sampras. Un dritto alla Jim Courier, se vogliamo, il suo compagno. Vantaggio Sampras. Di doppio. Guardate cosa ha fatto partire Sampras da fuori dal campo. Ma era Lendl che stava perdendo. La risposta da campione del mondo. 30-40. Sampras è lì che guarda il punto sul quale è caduta la palla. Lendl non ha ancora tolto il servizio a Sampras. Ha una buona accelerazione questo ragazzino, molto interessante, la prima volta che lo vedo giocare bene. Parità, plus. Mi sembra che la sua superficie non sia tanto la terra battuta quanto il veloce. Non si scherza più, Lendl ha tirato fuori il cannone. Primo gioco della seconda partita. First game, second set. Il campione cecoslovacco che vive ormai da 10 anni in America. A proposito d'America, Lendl ricorre sempre questa cittadinanza statunitense, da molti anni richiesta, ma ancora sa benissimo Pete Sampras che non può certamente sostare a fondo campo e cercare di contrastare Lendl. Che ora va a segno con una risposta di dritto imprendibile. 15-30, 15-30. Guardate, ecco. 30 pari. Ancora una grande risposta di Lendl. La partita è bella. Normalmente nel tennis, nell'arco di una settimana o anche due, come le prove del Grande Slam, non c'è mai una vera e grande partita, almeno ci sono dei grandi set, è difficile trovare più di un match esaltante. Qui mi sembra che sia la migliore partita fino a questo momento. Lob vincente. Lendl si è rimessa a giocare come sa. Rivediamo. Servizio molto ben giocato, volle bassa. Qui Lendl finta in lungolinea, ma va sotto la palla. E mette a segno questo lob liftato che precipita alle spalle di Sampras. E Lendl